Ciao a tutti ragazzi, e oggi volevo riproporre questioni che ho proposto poco tempo fa con quella cosa del pedale, degli amplificatori. Questa volta è una cosa un po' diversa, è ancora meno tecnica, diciamo, non tecnica, ancora meno ortodossa, nel senso che utilizzo un ampli per basso per le tastiere. Tastiere in generale, che siano quelle con impedenza adeguata, quelle di linea, senza fare distinzioni e senza utilizzare nemmeno il pedale di cui vi parlavo, quei collegamenti errati dal punto di vista elettrico, credo, ma fondamentalmente quello che importa a me è che siano soddisfatte le mie esigenze e quelle della band con cui suono. Chiaro, ci sono dei contesti dove siamo tutti in cuffia sui palchi grandi e lì non c'entra niente, il groove lo facciamo dentro qua, ci abbiamo le cuffie in testa tutti quanti e stiamo suonando così. Però se siamo in un locale con i monitor, così il monitor ha un suono che è diverso da quello degli amplificatori, la fonte sonora dell'amplificatore è una cosa differente. Se si riesce a trovare una cosa simile con le tastiere, può diventare un metodo per avere un sound di insieme più valido, più efficace. Quindi io l'ho trovato per caso, perché sto suonando con degli amici e facciamo tantissime date in Europa, andiamo in giro con un setup abbastanza ridotto, nel senso che deve essere tutto molto trasportabile. Io devo ringraziare Studio Logic e Ketron. Ho con me un Numa Organ 2 e una Ketron GP1 e faccio uno strano collegamento entrando nell'aux del Numa Organ, e da lì vado in questo che è il BG250 della TC Electronic, che avevamo per caso in tour come spare, e abbiamo provato a usare questo qui per le tastiere, proprio per avere una fonte sonora, per dare a tutto un sound più compatto, poi soprattutto perché è divertentissimo arrivare, attaccarsi e suonare insieme agli altri, gemmare, non aspettare, mi metti nel monitor per favore, poi magari c'è il monitor di merda. Questa è una possibilità e vi garantisco che la qualità di questo strumento, di questo amplificatore, è assurda. Più che altro è che non costa niente. Costa tipo 250-300 euro, è una cosa assurda. Si trova anche usato, ma pochi, perché la gente non se lo vende. La cosa più assurda è che dopo tutta questa catena io esco e gli do un canale, il canale l'uscita bilanciata ai fonici. Adesso ve lo faccio sentire, lo provo con un po' di cose e poi mi. Non è un utilizzo realmente ortodosso, è solo così un esperimento. A me piace fare queste cose, sperimentare magari anche in modo maldestro, ma lo faccio perché sono tanti anni che cerco di avere il suono migliore che si possa avere per suonare insieme agli altri. Quindi ci vediamo dopo. Partiamo dalla cosa più semplice e giusta. Il Rhodes, dentro lì c'è un microfono, messo un po' lontano perché voglio che prenda anche un po' il tweeter, dinamico perché non voglio che prenda troppo l'ambiente, però comunque con questo vi faccio capire più o meno quello che si sente sul palco. E poi sto registrando la linea, sto uscendo di qua per farvi sentire, chiaramente senza equalizzazione, senza niente, perché potete scegliere tra post e pre e Q, per farvi sentire che cosa arriva poi invece al banco. Thank you.
Poi lui ha anche degli effetti, quindi per esempio un'altra opportunità. Comunque il Rolls l'avete sentito, adesso passiamo ad altro. Allora, eccoci qua, abbiamo detto, qui c'è l'ampli microfonato, linea, stessa cosa di prima, però con la Nord. Sto uscendo dal left e mi dispiace, vado dentro qua. Partirei con l'organo, giusto per fare una cosa che non è come quella di prima, insomma, abbiamo appena sentito il Rolls nella testa. L'organo, registriamo un po' di tutto, pianoforti, qualsiasi cosa. Insomma, avete sentito che risponde molto bene. Vabbè, il Rolls diciamo che è abbastanza facile portarla a casa. Questo è sempre il Rolls che ho fatto l'altra volta, quello di cui vi parlavo. Voi pensate, ma perché gridi? Perché... la sensazione che voi non mi sentiate, ma comunque vabbè. Poi adesso questo qui è lui in particolare, ma volendo si può togliere tutto, andare a prenderne un altro che magari vi piace di più. Si possono usare i suoi effetti, se si mette in pre EQ prende anche gli effetti. Interessante, magari più che per questo è interessante per un CP80. Ci siamo col suo effetto. Garantisco che qui nella stanza è molto divertente, per esempio, molto chiaramente credo che la stessa cosa valga per poi, insomma, credo abbiate capito, insomma, vale un po' per tutto. Col chorus su. Molto, molto interessante. La cosa più difficile è il pianoforte,
Chiaramente sui piani elettrici la resa è più congeniale, ma in realtà alla fine abbiamo trovato questo sistema dove il pianoforte sul palco insieme a noi suona bene. E sia l'organo, se vuoi, anche meglio, ma il piano, quello lì del GP1, devo dire, come al solito, il Ketron GP1 come al solito mi stupisce sempre, perché anche in questa situazione qua dove esco left e right da lui, vado dentro là, il segnale, adesso chi di voi è più tecnico mi dirà sei un cretino, però oh, il suono è bello, cosa vi devo dire? Comunque, pianoforte, dritto, non ho fatto niente, non ho messo niente, equalizzazione, niente, qui è tutto. Da qui, ma potete equalizzare anche da lì. Se utilizziamo, dobbiamo scavarlo un po', farci un po' di tutto. Se volete il piano con tanti acuti, per dire, li potete dare anche dall'ampli. Questa cosa non la faccio perché fondamentalmente non, noi non, io do il canale bilanciato di uscita suo al fonico, quindi è bene che lui abbia il segnale pulito, dritto, e che questo valga un po' per me come monitor, ma anche per gli altri come amplificatore sul palco. Avere comunque una fonte sonora morbida, perché non so spiegare perché, ma è leggermente più morbido il suono che viene fuori. Il monitor di per sé è concepito, e forse è anche una questione psicologica, io lo concepisco come qualcosa che mi aiuti a suonare, non qualcosa che suoni, so come dire. E questa è una cosa importante. Insomma, il risultato c'è. Poi, se avete dei commenti da fare, delle cose da dire, io comunque sono sempre ben disposto. E ben vengano i commenti, ben vengano anche le critiche, anche perché giustamente. Cioè, io faccio dei tentativi da tanti anni, va bene, uno dice c'hai esperienza e tutto, sì, ma tanto non basta mai l'esperienza, nel senso che poi fai dei tentativi, il giorno dopo ne fai un altro, impari sempre, cioè non è che c'è uno arriva che ha capito una cosa ed è quella definitiva. Cioè, queste sono delle possibilità, magari voi ne comprate un altro di ampio, trovate una cosa che costa meno ed è meglio, poi anche il prezzo lì, questo io vi ho fatto questo esempio perché questo è veramente un gioiellino a un prezzo incredibile, cioè veramente incredibile. E poi ragazzi, avete un ampli per basso, cioè quello per cui è stato costruito. Quindi abbiamo detto TC Electronic BG250, si fa il possibile per suonare, insomma, dai. Un abbraccio forte. Ciao ragazzi.